È finita dallo stadio Sinigaglia, è arrivato solo un pareggio, 1-1 tra Como e Benevento. Il Como ha assaporato il colpo grosso contro una nobile degli ultimi tempi, almeno per la Serie B, Benevento, un'ottima squadra che pur in 10 per 70 minuti, causa esclusione di Glick, ha retto bene il campo e Como non è riuscito a portare a casa quei 3 punti che erano fondamentali oggi per riprendere un attimino il cammino. Il Como sta prendendo gli applausi del suo pubblico, eccolo tutto il Como schierato, arrivare verso la curva e prendersi tutti gli applausi che, vogliamo dirlo, oggi merita, perché il pareggio sta stretto, soprattutto per aver giocato in 11 contro 10 per 70 minuti, ma non è stato assolutamente un cattivo Como, anzi, le note positive oggi ci sono, il Como ha giocato, ha cercato a lungo la via del gol, molte occasioni nel primo tempo, meno nel secondo, ma guardateli i tifosi, guardate la curva. Come sta comunque incitando i ragazzi. Sono più delusi i giocatori sicuramente del pubblico. Però ripetiamolo, le note oggi sono positive, ci sono margini di miglioramento importanti e i 3 giocatori schierati da Gattuso dal primo minuto, Parigini, Cagnano e Arrigoni, hanno secondo me dimostrato che possono giocare titolari e daranno filo da torcere agli ex titolari. Anzi, siamo pronti a scommetterci che li vedremo in campo ancora, perché soprattutto Parigini e Arrigoni hanno dato un qualcosa in più al Como oggi, sia nella costruzione che nell'imprevedibilità in attacco. E anche gli Ozzi, secondo me, si sta guadagnando i galloni di titolari a discapito di Lagumina, anche oggi abbastanza evanescente, mentre gli Ozzi si è molto, molto bene nel primo tempo, anche a fare un po' da raccordo con Cerri. Purtroppo sì, è arrivato il primo gol al Sinigaglia, è arrivato un punto dopo 3 partite ed era importante sbloccare la classifica. I pronostici non ci vedevano assolutamente favoriti, quindi alla vigilia era un punto che ci poteva anche stare, ma per come è andata la gara, naturalmente brucia aver giocato 70 minuti in 10, non essere riusciti a battere un Benevento che si è difeso bene e nel finale ha rischiato davvero poi negli ultimi 5 minuti con 2 occasioni, una clamorosa ma poi fermata dal fuorigioco, di vincere addirittura questa partita. Adesso si andrà a Brescia domenica per un'altra sfida incandescente, non facile, però vabbè, il Como adesso ha anche il suo pubblico, il pubblico dalla sua parte, i tifosi hanno cantato per 90 minuti, hanno incitato la squadra, ci sono già parecchi pullman prenotati per Brescia e quindi è iniziato un nuovo campionato secondo noi oggi e c'è da guardare con ottimismo, nonostante manchi la vittoria ancora una volta e il Como non ha ancora vinto in questo campionato, la squadra c'è e oggi l'ha dimostrato anche con del gioco che nelle altre gare era venuto a meno. 10 minuti di secondo tempo, i primi 10-15 minuti davvero arrembanti, il Como ha tenuto palla alla grande pur creando poco, Cerri è sempre servito poco in area per la sua stazza, manca ancora qualcosa per cercare di aiutarlo a trovare con più continuità il gol. Ciaia come al solito quando è entrato ha fatto il suo, ha dato un po' di imprevedibilità, però niente, Como anche oggi non è riuscito a portare a casa i 3 punti. Sarà per la prossima, ma ripetiamo, i presupposti di oggi sono meno drammatici di quelli di Frosinone, col Frosinone,
e di Cosenza. Si riparte da qui, si riparte con i tifosi, si riparte con una squadra che può tranquillamente veramente ambire alla salvezza. Adesso sarà importante più prima possibile sbloccarsi dal punto di vista della vittoria e continuare un cammino che comunque, ripetiamolo, in Serie B è davvero lunghissimo. È davvero lunghissimo, c'è tutto il tempo e speriamo veramente, magari già da domenica a Brescia, di vedere un Como vincente. E questo è fondamentale per dare un po' di umore a un gruppo che naturalmente sta iniziando a risentire di questa serie di mancati successi. La Sinigaglia è tutto, vi salutiamo e ai prossimi post su Lario Sport e su lariosport.it. Buona serata a tutti.